Allora, adesso siamo online, ma siamo ancora solo noi due. Aspettiamo che si colleghino gli amici e le amiche da casa e poi procediamo. Intanto, abbiamo appena saputo che ha vinto Biden Ah negli sì? Stati Uniti. Sì. Poi, insomma, si aprirà tutta una serie di problemi perché così di misura ovviamente ci saranno. Figurati, poi Trump. Eh sì, Figurati. però veramente come mi è arrivato un messaggio adesso, dice, finalmente è tornata la democrazia negli Stati Uniti. Bene, no, no, infatti. Buona notizia in questo periodo che. Purtroppo io non seguo molto la politica, ma sta di fatto che noi stiamo vivendo un momento molto, molto Sì, difficile. L'intero pianeta sta vivendo un momento difficile. sì. Sì. Speriamo che. Comunque, io di solito aspetto un paio di minuti prima di iniziare di entrare proprio nel vivo della conversazione. Intanto conversiamo noi così, insomma, in maniera Siamo più. già. Siamo già online, sì, siamo già online e siamo già in diretta e si stanno collegando gli amici e le amiche da casa. Bisogna solo lasciare il tempo perché non si possono collegare prima che io appunto avvii la diretta. Però, insomma, è questione proprio di pochi secondi. Sono giornate davvero particolari. Intanto, ecco, Leonardo, ci sono, arrivano anche i commenti. Domenico Maria Papa, che ti saluta, ci saluta. Ciao Domenico. Emir Picco, che ci saluta. Ciao Emir, grazie per seguire. Pasquale Santomauro, ciao Pasquale, buona serata. Tonino Randazzo, ciao Tonino, buona serata. Sta aumentando il numero di chi è collegato. Ciao Gaetano, Gaetano Orlando, Rosario, Piero, che saluta da Milano. Mio allievo, bravissimo. Allievo, immaginavo, sì. Aldo Pagliasso, ciao Aldo, di Pino, torinese. Grazie per essere con noi e buona serata anche a te. Io direi che adesso possiamo iniziare, ecco, gli amici sono. Comunque, quando avevo avviato queste conversazioni eravamo nel pieno del lockdown. E quindi tantissime persone si collegavano proprio nel momento della diretta, poi moltissime di più seguivano perché rimane in rete. E i numeri nel complesso non sono mai scesi, però adesso che siamo obbligati ovviamente, insomma, è vivamente consigliato di non muoversi e oltretutto non sapremo neanche molto cosa fare perché sono chiusi i luoghi di ritrovo e a quest'ora. Questo Covid ha un difetto, secondo me, che va a cercare tutte le persone con i capelli bianchi. È la cosa che Questo è proprio effettivamente non è una cosa buona per niente. Saluto Adriana Siniscalchi, ciao Adriana del Rotary Club Palazzo Reale e saluto tutti quelli che sono già collegati chiedendo sempre fin dall'inizio di condividere questo video se hanno piacere. Questa sera, cari amiche e cari amici, siamo di nuovo qui, siamo di nuovo da casa, non a caso, siamo in una situazione che ci ha riportato indietro nel tempo perché da ieri definiti zona rossa ci dobbiamo attenere al nuovo decreto del Presidente del Consiglio che ci limita non come nella fase di clausura totale di alcuni mesi fa, di marzo, aprile per intenderci, ma comunque le precauzioni devono essere altissime e molte possibilità di vita sociale e lavorativa che prima avevamo ci sono precluse. Ci
ci sono precluse e siamo chiaramente in una situazione difficile, in una situazione in cui il virus attacca non solo l'individuo, dobbiamo pensare che il virus attacca non solo l'individuo, come diceva, prima il maestro Vannella, ma attacca anche la famiglia, il lavoro, le relazioni sociali, la scuola, tutte le nostre reti pubbliche e private. E la situazione pesante oggi non è solo quella sanitaria, ma come sappiamo purtroppo è anche quella sociale. Cerchiamo davvero di attenerci il più possibile a quanto ci è stato raccomandato e con l'obiettivo di uscirne al più presto, perché non diventi un problema più grande ancora di quello che già è. Tra l'altro la notizia di pochi minuti fa, ne parlavamo col maestro Vannella, che tra pochissimo vi presenterò, è che le elezioni degli Stati Uniti d'America sono state vinte da Biden. Insomma, personalmente mi fa piacere. Mi fa piacere anche se si aprirà un tema di discussioni vastissimo, come possiamo immaginare. Questa sera il nostro ospite, e lo ringrazio, il maestro Leonardo Vannella, lo conoscete o avete avuto modo di conoscerlo. Ciao Leonardo, grazie per essere qui, benvenuto. È un pittore paesaggista ed è una figura molto importante nel panorama culturale del nostro territorio e non solo. Io ricordo una mostra recente, quando ancora era possibile, una bellissima grande mostra nell'Auditorium Vivaldi, nella sala esposizione dell'Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale di Torino. E la sua è un'opera, intanto ci racconterà lui, mi fa piacere che lo racconti, come è iniziato, perché è iniziato giovanissimo, e gli incarichi che ha avuto, cito soltanto l'insegnamento al Circolo degli Artisti, ricordo che è membro della promotrice delle Belle Arti di Torino, gli studi sono stati lunghi e approfonditi e si rifà la sua opera si rifà alle opere dei pittori che conosciamo, i noti pittori fontanesi, Delle Ani, eccetera. Non solo, proprio il paese natio di Delle Ani ha affidato a lui, al maestro Vannella, i festeggiamenti del centenario della nascita del famoso pittore. E i suoi dipinti sono realizzati tutti en plein air, infatti ho avuto modo di apprezzare anche alcune fotografie di quest'estate, dove mi sembra dalla Val d'Aosta il maestro dipingeva. Sono luoghi solitari, sono luoghi che inducono anche non solo alla meditazione, ma proprio non solo alla riflessione, ma alla meditazione. Ecco, però mi fa piacere che ci racconti lui della sua opera. Io cito ancora che il fatto che le sue opere sono state recensite da critici illustri, sono state pubblicate sui più importanti giornali e testi d'arte contemporanea e che è stato insignito di numerosissimi riconoscimenti e premi. Con delle affermazioni anche naturalmente in campo internazionale. Maestro Vannella, Leonardo, ciao, benvenuto e ancora ti lascio la parola per chiederti proprio una tua riflessione sull'arte. Tu sei un paesaggista, dicevo prima, e dipingi la bellezza dei panorami del nostro territorio, ma non soltanto, di paesaggi costruiti e paesaggi na di natura. Tutte le tue opere trasmettono dei messaggi, davvero l'estetica e la poetica, la forma e il contenuto. Ci racconti qualcosa? Grazie. Grazie a te. Intanto consentimi di ringraziare te in primis, ma tutti gli amici che ci stanno guardando da casa in questo momento,
e finalmente possiamo almeno qualche minuto di serenità lontani da questo maledetto Covid, un po' con gli amici, un po' anche con tutti quelli che non conosco e ringrazio di cuore per essere intervenuti a questo incontro. Presumo dal tuo discorso che si voglia parlare della mia esperienza pittorica. Allora, posso raccontare che io ho cominciato a dipingere giovanissimo. Della questione di pittore di paesaggio, io ne faccio veramente un vanto. Perché? Perché sin da giovane ho sentito, quando guardavo nel romanticismo di un tramonto, oppure tra gli alberi colorati d'autunno, ho sempre provato una grande emozione e soprattutto ho sempre provato un senso di spiritualità. Questa cosa della spiritualità è quella che mi ha spinto in modo più assoluto a frequentare, a far sì che la natura potesse essere da me contemplata in continuazione. E quindi così il passo per diventare un pittore paesaggista è stato facile. È stato facile e devo dire che mi ha dato sempre grandissime soddisfazioni. Ho passato sempre molte giornate della mia vita in campagna, tra i campi di grano, in montagna, con la neve fino al ginocchio, e ho passato dei momenti spettacolari e continuo a passare grande e continuo. E quindi che cosa voglio dire? Che cosa intendo portare nei miei quadri? Non la bellezza idilliaca della natura che tutti conosciamo, basta, anche se oggi ci soffermiamo un po' troppo poco a guardarla e a goderne, però la natura, credimi, ti invia dei messaggi. Se tu stai in contemplazione, ecco, questa credo sia la parola più adatta per cercare la contemplazione, per cercare la spiritualità. Tu ti rendi conto che la natura ti manda dei messaggi continuamente. Ora, non è tanto il fatto di riportare la bellezza, ripeto, della natura, ma il fatto di raccontare che cosa la natura ti racconta. Ora, questo crea delle emozioni, dei sentimenti. Sentimenti che fanno sì che a un certo momento tu ti provi anche una filosofia, ti fai una filosofia tua della pittura. E così è successo a me. Ora, se tu vai a dipingere in un bosco, in una pineta, per esempio al mattino presto, e vedi un raggio di sole che entra prepotentemente tra gli alberi, e tu vedi questo rossiccio degli abeti e quel sole che si posa su un cespuglio e che ti dà un'emozione perché senti, vedi colori, senti profumi, senti un'atmosfera particolare, senti soprattutto che lì c'è la spiritualità, che non sei solo, e questa cosa è veramente ti crea delle emozioni particolari. Allora io sono arrivato alla conclusione di dire che se noi amiamo veramente la natura e sappiamo apprezzare i sentimenti che lei ci trasmette, a questo punto noi godiamo una vita diversa, viviamo veramente una vita più serena, più tranquilla, perché puoi provare delle emozioni che creano sentimenti e questi sentimenti sono sentimenti di gioia, di pace, di serenità, di tranquillità, a volte anche di tristezza. E anche di malinconia. Ma perché? Perché la natura ti parla con il cambiare dei momenti lungo la giornata, con il cambiare delle stagioni. Quindi se tu sai raccogliere questi messaggi e sai riportarli sulla tela, allora provi veramente che la vita è completa. E bisogna imparare ad amare la pioggia, la neve, il vento, come amiamo il sole. E allora il nostro spirito si eleva in un modo diverso, particolare. Questo è quello Grazie. che provo quando dipingo. Grazie Leonardo, e credo che con questo tu abbia già risposto a Antonio Vigliante che mi ha chiesto di chiederti dove trovi, te lo faccio vedere,
Ciao Antonio, buonasera. Mi diceva appunto di chiederti dove trova tutta quella sensibilità espressiva che poi trasmetti, dove trovi tutta quella sensibilità espressiva che poi trasmetti nelle tue opere. E credo che la risposta sia quella che hai già dato. Ma vorrei approfondire questo discorso, Sì, perché grazie. la domanda è molto interessante. Sì, molto. Allora, qualcuno ha scritto che la vita è un sogno. Io voglio aggiungere, per rispondere alla domanda, che nel sogno della vita c'è il sogno anche della pittura. Allora vi racconto che cosa può succedere a un pittore come me, per rispondere sempre alla domanda, quando si trova davanti a un paesaggio particolare che l'ha cercato, è andato a cercarlo per tante ore e finalmente lo trova e lo colpisce, sente un'emozione particolare davanti a quel paesaggio. Allora, che cosa succede? Succede che mentre cominci a contemplare quel paesaggio, tu apri il cavalletto e su quel cavalletto ci metti una tela bianca. E lì succede che qualcosa di strano, succede che arriva quel sogno che ti stavo prima descrivendo. E quindi tu entri in un mondo, anzi entri in tanti mondi, uno dietro l'altro, senza volerlo. E che cosa vedi? Vedi dapprima il mondo della fantasia. Quindi vedi dei cieli azzurri con dei grandi nuvoloni bianchi intensi che ti piacerebbe, quasi dici come ti piacerebbe esserlo dentro a dipingere. Invece diventa il cielo, diventa di intenso cobalto e vedi le nuvole che passano e queste nuvole che cambiano in continuazione e formano paesaggi e formano figure, a volte cavalli, a volte carrozze, a volte veramente cose entusiaste. E tu vorresti prenderle, poterle toccare, ma è fantasia e quindi non puoi. Allora incominci, quella è la curiosità anche oltre alla fantasia. Allora passi in un altro mondo, che è il mondo della conoscenza. Tu vorresti cercare quella cosa particolare che non hai mai trovato e che vorresti poter inserire nel tuo quadro, nella tua opera. E quando a volte succede che trovi qualcosa, vorresti quasi avere un taccuino per scriverlo, per dire me lo devo ricordare da mettere nei prossimi quadri. E poi improvvisamente passi ancora in un altro mondo, forse più bello, il mondo dei colori. E lì incominci a mesticare, e vedi che scopri non centinaia, migliaia di colori, uno più bello dell'altro, uno più gentile dell'altro, bellissimi. Oh, guarda, ho trovato quel violetto che ho sempre cercato e non avevo mai trovato da mettere sullo sfondo dei miei quadri. Bello, bello, me lo devo ricordare come ho fatto a farlo. Fantastico. Poi d'improvviso finisce questa cosa e torni nella realtà. E quando torni nella realtà, ti guardi le mani, sono un po' sporche di pittura, di colore, e poi ti rendi conto che sono passate tante ore dal momento che hai aperto il cavalletto. E non solo, ma tu guardi quella tela che era bianca e vedi che tutte le cose che hai pensato in quel sogno si sono materializzate su quella tela. Lì è nato un quadro. Basta firmarlo e mettergli la data. Questa è la pittura per me. E questo è il sogno della pittura. Questo è quello che racconto alla famiglia Moncalieresa, per esempio, dove segno. Tra l'altro, appunto, no, grazie perché veramente ci hai fatto, con le parole ci hai dato la possibilità proprio di vedere, ti guardavamo. E tra l'altro ti salutano Domenico Giacotto e Rossella, a proposito di, che salutiamo, a proposito di famiglia Moncalieresa dove insegni, e poi Pollyanna, Mimmo
Timo Cuzzocrea, Alessandro Massa, che fa i complimenti per la mostra che ha visitato, la tua mostra, Pietro Villogno, Maria Belen Custidiano, Riccardo Guida della biblioteca, e mi fa piacere ricordare che noi abbiamo appunto nella grande collezione della biblioteca opere del maestro Vannella, Luca Galeone, Mattias Di Donato, Carmelo Sciascia, Lino Giglio, Giusy Galluzzo, Pier Bartolo Piovano, ciao Pier Bartolo, Roberto Giacotto, Elena D'Ambrogio Navone, grande scrittrice, Luca Galeone. Ah, ecco, Luca Galeone, ti metto in sovraimpressione il messaggio. Ti chiede qual è il soggetto naturale che più di tutti ti ha turbato in senso positivo o negativo nella tua esperienza? Cosa intende per turbato? Perché si può essere turbati in positivo, appunto, come dice l'amico, o in Sì. positivo. La cosa che più mi ha turbato sempre, che mi ha dato sempre una grande soddisfazione, e che molti anche i miei colleghi mi hanno detto: ma sono bellissimi le tue nevi, le tue nevi. Io amo molto fare la neve, a me piace moltissimo la neve perché ha quel senso di vaporosità, di freschezza. Ecco, e riportare la neve, io ho un segreto particolare per poter fare la neve, e quella è la cosa che più mi dà grande soddisfazione. In senso negativo, che non ho mai voluto riportare nelle mie opere, non so se ho fatto bene a non farlo, è per esempio che una volta, andando a dipingere sul Monte Rosa, a 2000 e più metri di altezza, ho incontrato una lavatrice. Una lavatrice. Sto qua a portarlo giù, a portarla l'ha portata su, l'ha portata su in pineta, al termine della pineta. Più negativo di questo credo che per un pittore. Incredibile. No, l'uomo veramente come devasta e danneggia e imbruttisce, ma sarebbe il meno. Ti salutano ancora Salvatore Esposito e Luca Galeone, appunto, commenta ancora, lo salutiamo. Io volevo anche dirti, no, parlando questa mattina ci siamo sentiti e questa sera appunto parlandoti di nuovo in attesa del collegamento, mi riaggancio in questo, un commento che ha fatto Pier Bartolo Piovano, il dottor Piovano. Mi hai fatto e Pier Bartolo scrive pittore poeta. È vero, pittore e poeta, tant'è che sono andata poi a cercare questi versi dopo averti parlato, che proprio mi hai, come dire, hai fatto emergere dalla mia memoria proprio parlando della tua poetica, che traduci ovviamente con i colori, con i segni, e mi sono venuti in mente questi versi di William Blake, famoso poeta della fine del Settecento, inizio Ottocento: vedere un mondo in un granello di sabbia e un cielo in un fiore selvatico, tenere l'infinito nel cavo della mano e l'eternità in un'ora. E mi sembra, mi permetto di fare di appaiare, perché è quello che la tua opera, che conosco e chi ci segue in questo momento può vedere alle tue spalle. Alcune opere sono visibili, altre le trovate su internet in questo momento in cui non possiamo visitare altro, ma sicuramente le potrete vedere dal vero, ci auguriamo tutti a breve. Ecco, mi sembra che questi versi si leghino perfettamente a quello che tu rappresenti.
presenti. E ti salutano ancora Patrizia Gilli, Rosario Piro. Ecco, dice che Maurizia ti chiede, te lo faccio leggere. L'uomo moderno è sempre più distante dalla natura. Come si svilupperà, bella domanda, la pittura paesaggistica in futuro? Rispondo con una frase che mi ha detto uno dei più famosi galleristi di arte moderna, proprio un paio d'anni fa. Mi ha detto: se ricordi, Vannella, la sua pittura ritornerà più forte che mai, ma non la sua pittura soltanto, la pittura di paesaggio, perché è talmente lontana, secondo me, la gente dalla natura, che è obbligato. Cioè, noi viviamo in un mondo veramente così bello, così fantastico. Abbiamo la possibilità di stare a contatto con il prossimo tutti i giorni, di volerci bene, di poterci abbracciare, di poter vivere la vita in un modo diverso, e noi non lo facciamo. E ma perché non lo facciamo? Basta andare nei campi a guardare i campi di grano, in una montagna. Adesso, proprio in questo momento, mia figlia, che abita ad Aosta, mi ha mandato delle fotografie. Io avrei voluto andare, non sono potuto andare perché questo maledetto Covid. Ma il foliage che c'è in questo momento in Valle d'Aosta è veramente diverso da quello che c'è sempre stato. E sapete perché? Oggi è di uno smagliante pazzesco. Sapete perché? Perché la natura ci sta dicendo in modo chiaro: ma non vedi quanto sono bella? Ma veramente non fate niente? Ma veramente? Ma non vedete che state sciogliendo i ghiacciai, che tutto si sta rovinando? Ma fate qualcosa, perché guardate che questa natura non la troverete mai più. Ecco che cosa ci. Questo è uno dei tanti messaggi a cui facevo riferimento prima, che la natura ci manda. Ora, veramente, con tanto affetto, dico a tutti: andiamo in campagna, andiamo a vedere, insegniamo ai nostri figli, prendendoli per mano, e accompagniamoli a vedere cos'è un gregge, cos'è che so io, un campo di grano illuminato dal sole. Allora veramente la vita cambia, veramente la vita cambia, e si diventa più vicini alla coscienza dell'uomo. Questo è quello che, secondo me, dobbiamo fare. Il fatto che io dipinga la natura, e come dicevo prima, i suoi paesaggi, è dovuto esclusivamente a questo. A questo sentimento che provo, che ho sempre provato, di questa spiritualità che esiste nell'uomo. Sono convinto che noi siamo tutti insieme legati in un unico destino positivo, positivo, grazie a Dio, perché questa natura sal si salverà, perché l'uomo poi, in definitiva, a lungo andare, comprende, capisce, e quindi cambia strada. E quindi, secondo me, noi abbiamo soltanto un messaggio positivo da ricavare da questo, perché il Covid è una maledizione, ci ha messi in clausura tutti quanti. Però attenzione, l'umanità è stata sempre abituata a passare in strade come queste, ha visto la peste, ha visto altre pandemie, si è sempre risollevata. Ci siamo sempre risollevati. Ora abbiamo preso un grande cazzotto in faccia, però credetemi, vedrete, bisogna avere fiducia, bisogna avere fiducia. Vedete che questa pandemia piano piano sparirà ed resterà purtroppo un brutto ricordo. Speriamo solo che succeda velocemente, che non Sì, debba avere tante altre vittime. sono d'accordo. No, grazie, grazie Leonardo. E ti salutano ancora appunto il tuo allievo Mattias e Ilenia Meloni, che è onorata, dice, sarà onorata di essere stata tua allieva. Luca Galeone ti ringrazia per la risposta di prima. Antonio Vigliante, Demetrio Cuzzocrea si complimentano e concordano con quanto stai dicendo. Ancora una domanda da Luca Nardi che dice: buonasera, stava parlando di arte e spiritualità. C'è un collegamento con quanto diceva e proponeva Gustavo Roll? Gustavo Roll è stato un uomo di
grandissima spiritualità. Ed è stato anche un bravissimo pittore. E Gustavo Roll ha sempre riprodotto nei suoi quadri esattamente quello che ho provato io, che provo quando vado a dipingere. Gustavo Roll è stato veramente un grande. E bisogna ricordarlo con veramente molta devozione. Grazie. Grazie Leonardo. Tu ci hai raccontato com'è la tua professione e come, insomma, la tua professione, più che professione, la tua arte. Ecco, ci hai raccontato com'è la tua arte e sappiamo, almeno insomma, ci sono stati dei cenni, a qualcosa ho fatto cenno io, che hai continuato a dipingere, ovviamente, non ti sei fermato su quest'estate, abiti anche in un posto molto bello di Moncalieri che immagino ti consenta di poter godere di paesaggi molto, molto significativi da ritrarre. Ti volevo chiedere ancora un'ultima cosa: che cosa hai imparato da questo periodo e come vedi il futuro che ci aspetta? Cosa ho imparato da questo periodo? Dunque, ti rispondo spiegando una cosa. Quando tu ad un artista è una persona che grazie alle sue capacità, alle sue capacità personali, attraverso tutta la sua storia pittorica, il percorso che ha fatto e cosa ha imparato e cosa ha studiato, riesce attraverso queste cose al suo talento, riesce a creare delle opere d'arte, appunto delle opere che sono opere d'arte. Tutte le opere d'arte trasmettono tutte un messaggio, quel messaggio che io prima a cui prima ho riferimento. E tutti gli artisti, scultori, pittori, eccetera, poeti, eccetera, quando creano un'opera d'arte hanno queste sensazioni e queste emozioni. Sono poi, si concludono con un'opera che non può essere altro che bellezza. Ora, a che cosa aspira l'artista? Sia un cantante, sia un attore, uno scultore, un pittore, a che cosa aspira? Aspira a poter portare il suo messaggio ad altre persone e a far renderle partecipi, condividere il suo messaggio. Ora, quando tu a un artista togli la possibilità di salire su un palco per cantare le sue canzoni, o a un attore togli la possibilità di poter esprimere le sue qualità, o a un pittore togli la possibilità, come nel mio caso, di entrare in un museo a esporre delle opere, oppure in una galleria o in un punto espositivo, tu veramente lo hai privato della cosa più importante della sua vita. E il Covid mi ha insegnato questo, ma non hai privato soltanto l'artista, tu hai privato tutte quelle persone che volevano godere, poter godere di quei messaggi, di quelle opere che l'artista ha creato. E quindi che cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato che non pensavo mai che potesse succedere una cosa di questo tipo, però voglio dimenticare la parte negativa di questa cosa, voglio pensare alla cosa positiva. Oggi noi dobbiamo soltanto difendere, scusate, dobbiamo solo difendere le persone deboli. Quali sono le persone deboli? Non sono solo gli anziani che vanno difesi, ma sono i malati. Pensate a quanta gente oggi è senza lavoro e ha delle preoccupazioni enormi. Noi dobbiamo difendere questa gente, dobbiamo aiutarla in tutti i modi per uscire da questa terribile situazione, che è terribile oggi, ma fra poco vedrete che morirà e non sarà più così. Quindi il Covid mi ha insegnato che purtroppo nella vita, in qualsiasi momento, come sempre, ci sono le cose belle e le cose brutte e bisogna saper reagire in modo determinato davanti a queste situazioni, come? Con la propria positività, io credo.
è l'unica strada. Grazie Leonardo, un messaggio importante di cui faremo tesoro e credo che veramente sia, come dici tu, l'unica strada, quella di guardare avanti positivamente e continuare a impegnarci sempre. Intanto ti porto anche, trasmetto i saluti di Maria Lucia Pugliese, Franca Mascarini, Elen Custi, Giovanna Benzoni, che commenta che le sarebbe piaciuto poterci ascoltare per ore. È veramente stato un momento che ci ha portato in un'altra realtà e quindi ringraziamo molto. Grazie, grazie Giovanna e anche Aldo Pagliasso. Che ringrazio per questa interessante e importante conversazione, per questa interessante conversazione su importanti e emozionanti esperienze artistiche di pittura paesaggista. Io ti ringrazio ancora, Leonardo, veramente è stato un momento importante ed è stato anche un momento molto partecipato dagli amici, dalle amiche da casa e quindi un grande ringraziamento davvero anche a loro, chiedendo sempre, come di consueto, di condividere questo video. Io, Leonardo, ti auguro una buona serata, spero di vederti presto, anche di, insomma, questo studio che tu possa riaprirlo davvero, al più presto a tutti noi. Ti ringraziano ancora Giusy Galluzzo, Patrizia Gilli che si occupa di arte, di didattica dell'arte e commenta che il tuo messaggio ci giunge molto gradito ed è di grande conforto. E ancora Riccardo Guida, appunto della nostra biblioteca, davvero sono moltissimi i messaggi, Leonardo, potrai vederli perché rimarranno e altri se ne aggiungeranno perché, come sai e come sanno gli amici da casa, il video rimane online. Per sempre, insomma, quindi finché Facebook lo tiene e quindi insomma sempre sì. Intanto ti auguro una buona serata, auguro una buona serata e una buona domenica a tutti, ti lascio la parola per salutare e poi chiudo. Grazie, io ringrazio di cuore tutte queste persone che hanno avuto parole così gentili nei miei confronti. Sappiate che il mio studio è sempre aperto a qualsiasi ora, a qualsiasi persona, anche col coronavirus, basta mettere la mascherina. Perché la cosa più bella che può esserci nella vita di un pittore è la condivisione, stare vicino alle persone. E io, guardate, vi amo tutti con grande intensità, credetemi, in grande intensità. E andate in campagna, portate i figli in campagna, i piccoli, fategli vedere che cosa sono i contadini, come curano la campagna, fate vedere loro le bellezze di questa natura e vedrete che la vita, non abbiate paura, vedrete che supereremo tutto, siamo tutti forti. Auguri a tutti, grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie Leonardo, condivido. Grazie di cuore a te. Posso dire una cosa solo prima di andare via? Guardate Certo. che noi oggi abbiamo la possibilità di avere un assessore alla cultura, è veramente, veramente, io non, guardate, dico sempre le cose come penso, quelle che penso, bene, brutto, cattive che siano, sono sempre molto sincero. Dobbiamo ringraziare questa signora, perché per la prima volta Moncalieri ha una persona che ha la sua città nel cuore e io sono convinto che insieme, se l'aiutiamo, riusciremo a fare di Moncalieri una città ancora migliore, ancora più. Grazie. Auguri a tutti. Grazie mille, grazie Leonardo, ti ringrazio davvero di cuore. Grazie a te, buona serata a tutti, grazie mille. Do appuntamento, augurando a te e a tutti una buona domenica e salutando ancora per gli ultimi commenti, Palma Toti, Mimmo, Renato Volontà, Rotary Club Torino Palazzo Reale, insomma sono tantissimi davvero quelli che ci seguono. Do appuntamento per una
puntata speciale. Ho deciso per la prossima settimana di aggiungere una serata. Siamo a due la settimana, come sapete, in questo ultimo periodo. Ne aggiungerò una, ne aggiungo una perché ci terrei a fare una riflessione un po' sui generis, ma dettata da un momento particolare, cioè le elezioni presidenziali americane. E ne parlo con uno dei più grandi esperti italiani. Gian Giacomo Migone, accademico, politico, grande storico italiano, ex presidente della Commissione Esteri del Senato e quindi insomma un grande conoscitore della realtà statunitense. Quindi mi raccomando, collegatevi lunedì alle 19 perché parleremo con il professor Migone di questi temi. Bene, Leonardo, grazie ancora, buona serata e buona serata a tutti, a lunedì a questo punto. Grazie a tutti. Ciao Leonardo, grazie.